It's a great city. I love Shanghai. 有机会一定要来到上海，不会后悔的。Ciao a tutti amici, oggi mi trovo a Shanghai con altre città vicine come per esempio la città di Nanchino, Hangzhou eccetera eccetera fanno parte di un distretto che in cinese viene chiamato Changshanjiao e questo è uno dei distretti più sviluppati di tutta la Cina. Non so bene come pensano da noi le persone riguardo a Shanghai e questa città, se pensate che sia una città ancora poco sviluppata vi sbagliate. Oggi ho l'occasione di poter intervistare alcuni stranieri che vivono in Cina e chiedere a loro di cosa pensano di Shanghai, di questa città. Di dove sei? Italiano di Milano. Che cosa pensi di Shanghai, di questa città? Allora, io in realtà, ad essere sincero, non sono a Shanghai da tantissimo tempo, però mi piace Shanghai, è una città molto moderna, molto avanti, molto alla moda anche, non solo nell'architettura, in tanti aspetti, mi piace Shanghai. Io credo che sia molto internazionale. 我觉得什么都有，而且各种各样的企业都会选择来到上海开总部。然后啊，它的美食也特别多，我特别爱吃那个上海的烧笼包，还现在这里也挺出名的。然后其实觉得在这里生活呢，我觉得适合很多不同的人。还有我觉得上海这个浓重的中国文化也还存在，像很多女孩子还会经常看到她们穿一些旗袍啊。所以我觉得无论你是年轻人还是年龄稍微偏大一些的，我觉得都可以在上海生活，找到属于自己的一个生活方式。Originally I'm from England, but really Shenzhen. I love Shanghai. It's by far my favorite city. It was the first city I ever visited in China. It was where I first lived back in 2007, and I just love it. So I'm from England, the UK. It's like a metropolis. There's so much to do compared to London. It's gigantic. I think it's 10 times bigger than Beijing actually. Beijing is 10 times bigger than London, so it's just incredible. I'm from Croatia. Shanghai has always been an impressive city for me, even from the past. You know, when I was learning about China, when I started understanding the world a bit more, Shanghai has always been kind of a stable city in China that has represented the world very closely next to Beijing. And after that, somehow in our Western education, it seems like that there is nothing else in Asia except, you know, Shanghai, Beijing, and then it kind of stops. But that's kind of a misconception. But that doesn't mean that this huge city, which has made such tremendous progress in the course over the last 50 years, is any less significant. I'm from England. It's a great city. I'm truly impressed. I feel like I'm in some kind of science fiction movie here. I mean, just looking at this crazy view behind us, it's just amazing. Do you have something to say to the world about this city? I recommend everyone, if it's your first time in China, come to Shanghai. It's a great city. It's a very international city. And it's probably the best place to come if you've never been to China before and just experience this amazing city. They need to come and experience it on their own. Other than that, like, the words just don't do it justice. Come and visit. It's really beautiful. There's so many places. I live here and there's so many places I haven't seen yet. So definitely come and check it out. 有机会一定要来到上海，不会后悔的。This city has got to be one of the best cities in the world. If you ever get the chance to visit here, you must, because it's amazing. Venite a Shanghai, venite a vederla e divertitevi. È un posto molto molto divertente, molto bello. Ci sono tantissime cose che potete scoprire e venite qui. Affrettatevi. Ho fatto questo video perché ho letto in precedenza tante notizie false riguardo a Shanghai e a questa città. Per esempio avevo letto delle notizie che dicevano che l'India aveva pubblicato numerose news dicendo che la città di Mumbai era molto più sviluppata rispetto a Shanghai. Ho voluto fare questo video per condividere con voi questa città e anche le opinioni degli altri stranieri che vivono in Cina come me. Se avete qualsiasi curiosità o dubbio su Shanghai, su questa città, potete venire anche voi di persona a vedere e ovviamente se avete qualche domanda me la potete scrivere anche nei commenti. Per questo video è tutto, io sono Rachele Laceluca, ciao a tutti da Shanghai, dalla Cina.